Festa nazionale di Libera, siamo a Scandicci dove si sta svolgendo il secondo raduno dei giovani di Libera. Siamo qua con Maria Chiara Prodi, che è una testimone importante del lavoro che Libera fa a livello internazionale. Maria Chiara infatti vive e lavora a Parigi ed è un punto di riferimento per le attività della comunità italiana in Francia, portando in essere i valori di Libera. Ci puoi spiegare un po' che tipo di iniziativa e che tipo di lavoro state svolgendo a Parigi? Dunque, siamo attivi da all'incirca 3-4 anni e le attività sono andate crescendo. Si è cominciato con alcuni banchetti all'interno soprattutto di una struttura già esistente, che era il Forum delle Associazioni Franche Italiane, e sia all'interno di questa struttura sia all'esterno, diciamo che siamo riusciti a progredire abbastanza in questi anni. Adesso il Forum è una realtà notevole, fatta da più di 50 associazioni, e attualmente stiamo lavorando a un portale di tutte queste associazioni finanziato dalla regione dell'Île-de-France, che è la regione di Parigi e dintorni, e diciamo che questo portale servirà da moltiplicatore per iniziative di Libera e a rendere ancora più coesa la comunità italiana. E all'interno della comunità italiana ci sono diverse attività che abbiamo potuto fare venire diversi interventi dall'Italia, a partire da Antonio Dell'Olio, ma abbiamo poi continuato con il fratello di Impastato e avremo Salvatore Borsellino tra breve. E all'esterno di questo forum delle associazioni ci sono anche altre attività che abbiamo potuto fare, dove per esempio c'erano diffusioni di film come Beautiful Country o Gomorra e avant-première di questi film. Siamo sempre stati presenti per affiancare al prodotto culturale anche un'informazione sulle attività di Libera. C'è molto interesse per quello che riguarda i beni confiscati, i prodotti di Libera Terra e l'assistenza alle vittime, l'associazione delle vittime di mafia, e anche questo è un cantiere molto importante, ma diciamo che tutta l'attività rivolta alla comunità italiana in realtà si fonde con le attività rivolte anche ai francesi e anche a tutti gli stranieri presenti a Parigi e in Francia, perché insomma ogni volta che abbiamo un incontro pubblico come Libera è presente anche Flair, la persona di Fabrice Rizzoli, che è il desk parigino di Flair, perché quello che ci interessa è che non ci si concentri sullo stereotipo Italia-mafia, ma che ogni volta che l'argomento è trattato si possa parlare anche doverosamente dell'internazionalizzazione delle mafie e quindi di come anche i francesi siano collegati e interessati. Esattamente su questo, nelle giornate di Firenze si è fatto molto il punto sulle mafie come fenomeno globale e internazionale, che oramai come un cancro si sono sviluppate in tutta Europa. Quanta coscienza c'è del pericolo delle mafie in Francia sul... Dunque, c'è coscienza, ma quello che manca è una presa di posizione della società civile, nel senso che anche per, diciamo, aspetti positivi delle istituzioni francesi, la loro presenza e forza, un francese tipico, se gli parli di criminalità organizzata, ti dice c'è la magistratura, c'è la polizia, il problema si risolve lì, queste strutture funzionano, queste istituzioni funzionano, quindi non c'è bisogno dell'intervento della società civile. E quindi diciamo che c'è bisogno di tutto un lavoro di alfabetizzazione, diciamo, e per portarli a una consapevolezza sull'importanza appunto della vigilanza e dell'educazione alla legalità nella società civile. Adesso tutte queste cose stiamo cercando di metterle in opera. In particolar modo quest'anno si è svolta il 4 aprile la prima giornata internazionale in memoria delle vittime di mafia. Siamo riusciti a fare a Parigi con appunto anche dei testimoni importanti, dal figlio di Anna Politkovskaja, c'era Viviana, c'erano un sacco di persone e anche due o tre persone venute specialmente a Parigi interessate da questo fenomeno in Francia. E quindi l'associazione tra quelle che erano da loro viste più tradizionalmente come vittime di mafia a quelli che sono i casi di ancora richieste di giustizia in terra francese, diciamo che ha creato un po' di mossa, perché in effetti per loro le questioni sono abbastanza incasellate, insomma, i delitti di mafia o questo genere di problemi sono spesso collegati a appunto, problemi esterni alla Francia, e fargli prendere coscienza di questo è un lavoro lungo. Quindi abbiamo avuto questo incontro molto importante, un altro incontro il 4 giugno organizzato da Flair, che è stato un seminario sulle mafie di tutta una giornata al Senato.
E quindi niente, adesso stiamo lavorando con vari attori, e tra i progetti che mi piace ricordare c'è anche quello con l'associazione dei professori di italiano in Ile-de-France, che ci farà un po' da come si dice, traino. Da traino per un progetto che vorremmo presentare di diciamo cineforum attorno all'antimafia, e quindi attraverso di loro, che sono insegnanti appunto di italiano nelle scuole, ma nelle scuole francesi, ci sarà possibile arrivare a una, diciamo, un pubblico, si può dire, un po' più vasto per questo nostro discorso.